Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Games & Edge e oggi vi voglio parlare di un argomento molto trattato in questo periodo, le criptomonete o cryptocurrency. E la principale cosa perché faccio questo video è spiegare dove e come comprare criptomonete e come conservarli. Non vi voglio parlare di quale criptomonete comprare o quale hanno una grande possibilità di crescita, voglio solo fare un tutorial in quale faccio vedere dove comprarli e come conservarli. E una cosa importante che vi voglio dire, non investire i soldi che non siete pronti a perdere. Vi dico un'altra volta, non investire i soldi che non siamo pronti a perderli. Perché su questo mercato è una grande probabilità di perdere i soldi, perché il mercato di criptomonete non è un mercato stabile, sempre prezzo può calare e in casi buoni rimanere solo con la metà di quello che noi abbiamo investito in criptomonete, o anche probabilità che i nostri exchange dove noi andiamo a comprarli falliscono, o anche c'è la probabilità che questi exchange, come sono molti altri e ci sono anche tanti che noi non sappiamo, sono stati hackerati e rimaniamo alla fine con nulla. Allora, non investiamo i soldi che non siamo pronti a perderli. Adesso vi voglio parlare di cosa c'è una criptomoneta. Una criptomoneta è un bene di tipo digitale che viene utilizzato come modalità di scambio attraverso la crittografia, al fine di rendere sicure le nostre transazioni e controllare la creazione di nuova valuta. In sostanza, una criptovaluta è un mezzo di scambio simile al dollaro, euro e altre grandi valute. Tuttavia, è stata progettata con lo scopo di scambiare informazioni digitali attraverso il sistema di blockchain, quale è basato sulla crittografia. Non voglio approfondire con cos'è la crittografia o blockchain, perché in questo video voglio parlare di dove comprare e dove conservare le nostre criptomonete. Il primo metodo dove investire su criptomonete, dopo il mio parere, non sono un esperto di investire, è solo la mia opinione. Allora, prima è l'applicazione Revolut. Cos'è la Revolut? Revolut è una carta con la possibilità di pagamenti, prelievi, transfer money, risparmio, assicurazione. Ce l'ha anche la possibilità di comprare, di investire in criptovalute. Revolut è un'applicazione che funziona su tutti i tipi di piattaforme, desktop, iOS, Android. È molto facile da usare. E come voglio parlare di criptovalute, in Revolut ci sono 10 criptovalute da acquistare, nel quale possiamo investire. Sono le principali criptovalute come Ethereum, Bitcoin, Ripple, Tezos. I commissioni di acquistare le criptomonete, di investire in queste monete per acquistare e dopo venderli se vogliamo, è di 2,49%. Quindi, se noi acquistiamo da Revolut tipo 100 euro di Bitcoin, in questo caso 2,5% dal 100 euro sono 2,50 euro che si tolgono dal nostro acquisto. Allora, una cosa che non mi piace su Revolut è perché le criptomonete in quale noi abbiamo investito rimangono solo sull'applicazione di Revolut, tipo sono le nostre, però sono solo in portafoglio di Revolut. Non possiamo trasferire su un wallet di criptomonete con quale noi siamo sicuri. Però sulla questa applicazione possiamo vendere e comprare in ogni momento e dopo i soldi sono sul nostro conto e trasferirli in ogni parte dove vogliamo. Allora, l'applicazione è davvero buona perché sono i pochi spese, non ci sono i commissioni per trasferire i soldi, ci sono però da una mitta somma che noi abbiamo usato su questa applicazione. Un'altra applicazione semplice per fare acquisto, però si può fare acquisto solo di Bitcoin. Questa applicazione si chiama Conio. Con il portafoglio Conio puoi acquistare Bitcoin con la carta di credito, vendere con bonifico o tenerli al sicuro. È tutto nella massima semplicità. È un'applicazione solo per il Bitcoin,
è fantastico. In questa applicazione riusciamo a trasferire i nostri bitcoin su un altro wallet, su un altro portafoglio, e da un altro portafoglio trasferirli su Conio. Su Conio sarebbe bello che aggiunge un altro tipo di criptomonete, magari Ethereum, Ripple, Tezos, qualcosa che ci sono in trend adesso. Però Conio è fatto solo per il Bitcoin, quindi Conio è un'applicazione solo per qui. Vuole investire i soldi in Bitcoin e tenerli al sicuro, perché ha anche un wallet nell'applicazione propria. Allora, vorrei parlare di un'altra applicazione dove sempre possiamo comprare, vendere, ricevere e inviare le nostre criptomonete. È Trust Wallet, che da luglio 2018 è diventato il portafoglio ufficiale di Binance. Binance è l'exchange più grande del mondo. Il Trust Wallet, per quanto mi riguarda, presenta caratteristiche di sicurezza importanti. Il fatto che le chiavi private non vengono memorizzati sui server di terzi parti, ma rimangono all'interno del mio dispositivo. È il primo elemento per la scelta di un buon wallet mobile. Che parliamo di privacy, come detto in precedenza, Trust non richiede alcun dato personale. E un altro fattore molto positivo è il fatto che il progetto è open source, consentito alla comunità di lavorare continuamente al miglioramento del codice. L'ultimo è il fatto che Binance ne sia diventata proprietaria, lo fa diventare un dei wallet migliori sul mercato, vista la serietà dimostrata fino a questo momento dalla società. Il Trust Wallet supporta Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Zcoin, Ethereum Classic, VeChain, Tron, VineChain, TomoChain, Icona, Dash, Callisto. Sono un sacco di criptomonete che possiamo acquistare e vendere su Trust Wallet. Questo Trust Wallet è un portafoglio dove noi possiamo conservare le nostre criptomonete, possiamo inviare, possiamo ricevere. Su questo Trust Wallet possiamo anche acquistare, è molto semplice, con la nostra carta di credito. Allora, Trust Wallet non addebita nessuna commissione. Questo è richiesto dalla blockchain o dalla rete di quale vengono richieste la nostra criptomoneta. Paghiamo solo le commissioni che sono chieste da altri exchange. L'ultima piattaforma di cui vorrei parlare si chiama Coinbase. È un exchange di criptovalute fondato negli Stati Uniti, più precisamente nel San Francisco, California. Grazie a Coinbase e possibilità di acquistare Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e un sacco altro di criptovalute che troviamo sul nostro mercato adesso. La società di Coinbase venne fondata nel 2012. Questo broker ha di più di 10 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo e il giro d'affari di svariati miliardi di dollari. La piattaforma consente di operare su asset digitali con monete fiat in ben 32 paesi e le transazioni e immaginazionamento di Bitcoin a 90 paesi in tutto il mondo. La piattaforma di Coinbase opera in svariate nazioni nel mondo. Il mercato europeo e mondiale sono i più importanti per la società. Quick Exchange accetta principali tipi di pagamenti, quali sono accettati in Italia, sono bonifico bancario, carta di credito, carta di debito. Come carta di credito e debito vengono accettate le principali, Visa e Mastercard. I commissioni di Coinbase in tutta l'Europa, le commissioni vengono applicate dalla piattaforma di Coinbase, sono pari a 1,49% del valore totale dell'operazione, sia per l'acquisto o per la vendita. Questa commissione è valida per chi ha effettuato un deposito con bonifico bancario. Invece, se usiamo la nostra carta di credito o debito, le commissioni aumentano a 3,99% del ammontare totale dell'operazione se si utilizza invece la propria carta di credito. Per farvi un esempio, se acquisti 1000 euro in Bitcoin attraverso un bonifico, le commissioni sono pari a 14,90 euro.
Invece, se facciamo un acquisto di 1.000 euro con la carta di credito, i commissioni sono 39,90. Voglio parlarvi adesso di tipi di wallet o di metodo di conservazione della nostra criptomoneta. La nostra criptomoneta si può conservare su un paper wallet. Tipo il nostro codice lo mettiamo su un foglio che lo sappiamo solo noi, su Trust, questo come c'è un wallet per le criptomonete, o possiamo acquistare su internet un hardware wallet. La mia scelta è un hardware wallet perché è molto sicuro, lo abbiamo solo noi, non è connesso a nessuna rete, è solo noi. Possiamo gestirli. Spero che vi sia piaciuto. Sono stato chiaro in questo video. Spero che ho spiegato un po' di cose, di dove iniziare e come iniziare. Però vi dico un'altra volta, non investire i soldi che non siete pronti a perdere. Grazie a tutti, al prossimo video.